L'Abruzzo del pallone, dunque abbiamo seguito il derby d'Abruzzo terminato con un netto, nettissimo 4-0 per il Pescara sulla Virtus Lanciano. Sarà una puntata che inizia in un orario canonico, perché per chi ci segue in diretta sono le 19:34 minuti, ma l'avevamo già anticipato che questa sarebbe stata una puntata dell'Abruzzo del pallone particolare, che si sarebbe trascinata il derby e ovviamente il post gara. Noi ovviamente siamo già collegati con la mix zone dello stadio adriatico di Pescara, dove abbiamo visto una formazione biancazzurra davvero super, ma in discussione la vittoria della formazione di Massimo, che dunque c'entra la qualificazione ai playoff, si candida come la squadra più in forma del momento. Ovviamente che sia una puntata particolare lo sapete, perché è rimasto con noi e lo farà anche nella prossima ora e 30 minuti Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao di nuovo a tutti ovviamente voi. Ci hai raccontato una partita a senso unico. Ecco gli hashtag: Abruzzo del pallone oppure Pescara Lanciano, oppure per chi volesse scriverci attraverso gli sms il 392-623-7060. Un gol per consolazione ce lo fate fare, scrive Luis Sunshine, ovviamente con l'hashtag Pescara Lanciano, ma evidentemente così non è stato per la formazione di Primo Maragliulo, che adesso dovrà lottare, sudare tantissimo per conquistare la salvezza. Mirko da Segnente, la Padula oggi proprio non doveva segnare con l'hashtag Pescara Lanciano. Effettivamente ci ha provato in tutti i modi Gianluca La Padula a segnare il gol personale, ma non è stato così. Questo è un tweet della Lega di Serie B: Pescara Lanciano 4-0, la squadra di Oddo è ora certa della partecipazione ai playoff. Andiamo a vedere i risultati di Serie B, ovviamente, e la classifica che ne viene fuori. I risultati, aspettando Spezia Brescia, l'unico risultato che dovevamo, che c'era, l'unica partita che c'era oggi era proprio Pescara Lanciano 4-0. Vediamo la classifica allora, che non è definitiva ma quasi. A 180 minuti per qualcuno, per Spezia e Brescia qualche minuto di più, sono 270, però vediamo la classifica dopo 40 giornate di campionato, che sono davvero un'infinità. Crotone 79, Cagliari 77, queste due squadre sono già promosse in Serie A. Pescara 68, Trapani 67, Bari 65, Spezia e Novara e Cesena 62, Entella 61, Brescia e Perugia 54, Ternana e Avellino 49, Vicenza 48, Ascoli 46, Provercelli 43, Latina, Modena e Salernitana 42 punti, il Virtus Lanciano 39, Livorno 38, Como 30. Si sta giocando anche l'ultima giornata del campionato di Lega Pro, ovviamente girone B. Vediamo come stanno andando le cose. Lucchese, Carrarese, Andrea, si fermeranno mai nei gol? Probabilmente no. 3-4. Io un 4-4 lo vedresti, lo ipotizzo. Lo ipotizzi. Lucchese, Carrarese 3-4. A che minuto siamo più o meno? Guarda, siamo a Lucca più indietro, siamo al 76esimo, sugli altri campi siamo a cavallo dell'80esimo. Ok, L'Aquila in vantaggio 1-0 ad Aprilia contro la Lupa Roma, Maceratese Sant'Arcangelo 1-2, Pistoiese Pisa 1-0, Pontedera Teramo 3-3, proprio qualche istante fa, mentre eravamo in pubblicità, è arrivato il terzo gol del Pontedera. Prato Savona 2-1, Rimini Arezzo 1-0, Siena Ancona 0-1, Spal Tutto Cuoio 1-2. Vediamo la classifica, che a questo punto va quasi a completarsi definitivamente, mancando 10 minuti alla fine del campionato. Spal 71 punti, promossa in Serie B. Pisa 62, Maceratese 58. E queste... Attenzione, pareggio dell'Arezzo, pareggio dell'Arezzo su Rimini. E quindi vediamo un po' cosa succede sulla classifica, perché c'è il gol del Rimini. Ecco qui. Allora, come detto, Spal 71, Pisa 62, Maceratese 58, queste due squadre andranno ai playoff, perché il girone B
in questa stagione tira fuori due squadre dell'otto delle otto che si giocheranno anche un'altra promozione in Serie B. Ancona 53, Carrarese 51, Siena 46, Pontedera 45, Teramo 43, Arezzo 41, Tutto Cuoio 40, Sant'Arcangelo, Lucchese e Pistoiese 39, Rimini 38, Prato 37, L'Aquila 33, Luparoma 27, Savona 22 punti. Ricordiamo che in questo momento Prato-L'Aquila è il play-out che dovrebbe affrontare la formazione di Carlo Perrone, ma ovviamente siamo in attesa dei finali e poi vi daremo la classifica definitiva. Serie D adesso. Girone F. Si è conclusa l'ultima giornata di campionato, Avezzano Recanatese 5-3, Campobasso Isernia 2-0, Castelfidardo Folgore Veregra 2-1, Chieti Jesina 4-0, Fermana Miterlina 3-0, Materi Cagnonese 2-1, Monticelli Giulianova 2-3, Vispesaro Fano 1-2, San Nicolò San Benedettese 0-4. Vediamo la classifica che è a questo punto definitiva, con la San Benedettese promossa, ma già da qualche settimana, 81 punti, Fano 68, Campobasso 61, Materica 58, Fermana 55. Ai play-off vanno Fano, Campobasso, Materica e Fermana. Chieti 49, Recanatese 48, Jesina 47, San Nicolò 46, Avezzano 44, Vispesaro 43, Castelfidardo 42, Agnonese 40, Monticelli e Isernia 37, Folgore Veregra 32, Giulianova 27, Amiternina 24. Dunque Andrea, il playout sarà tra Monticelli e Folgore Veregra, Monticelli e Isernia, pardon, sì, perché la Folgore Veregra ha 8 punti di distanza dall'Agnonese, quindi non c'è l'altro playout. No, retrocede la Folgore. Retrocede la Folgore Veregra, che dunque va a far compagnia al Giulianova e alla Miternina. E per come si era mossa nella prima parte di stagione la Folgore Veregra, se non è una sorpresa, poco ci manca. Noi ovviamente siamo in attesa che arrivi qualcuno. C'è Paolo comunque. Ah, c'è Paolo Renzetti. Intanto nel dual box compaio doppio, non è un problema di... Eccolo qua, Paolo Renzetti. Allora Paolo, insieme ad Alessio Giancristoforo ci avete raccontato una partita di fatto a senso unico. A voi. Sì, grazie, grazie Jacopo. Siamo nella mix zone dello stadio Adriatico in diretta come tutti post gara per commentare le partite del Pescara e oggi questo derby che alla vigilia era molto atteso, ma che Alessio, dopo il primo gol del Pescara, è praticamente finito. C'è stato il crollo della Virtus, è arrivato il secondo gol di Zampano, poi nella ripresa non c'è stata più partita. Un secondo te dovuto a che cosa? Ma guarda, io non me l'aspettavo questo crollo, anche perché l'approccio della squadra di Maragliulo era stato anche abbastanza convincente. C'era stata quell'occasione con Rocca proprio nelle primissime battute, poi la squadra ha avuto, è vero che il Pescara è superiore sotto tutti i punti di vista, però probabilmente è stata agevolata anche da un Lanciano che oggi sinceramente, essendo abituato a vederla più battagliera, più dardeggiante in certe situazioni, oggi mi aspettavo un approccio un po' più ruvido ma efficace del Lanciano, perché c'era da contrastare questa abilità del Pescara. Il Pescara con due tocchi ha fatto praticamente tutto quello che voleva, però la parola a... ecco perché sta arrivando il tecnico del Lanciano, Primo Maragliulo. Ringraziamo l'ufficio stampa della Virtus per averci portato il tecnico così dopo pochi minuti. Allora Maragliulo, una sconfitta con poche attenuanti, un 4-0 netto dopo la prima rete di Caprari. Il Lanciano è praticamente scomparso dal campo, perché? Sì, non ho altro da dire, sicuramente perché è incappato in una giornata storta, l'avere di fronte tra l'altro una squadra sicuramente molto forte, il gol ha cambiato completamente la partita, perché io sinceramente ero anche contento, perché i primi 15 minuti il Lanciano stava giocando la partita come l'avevamo prevista e come avrebbe dovuto giocarla. Invece purtroppo è arrivato questo gol, dopo il gol non siamo riusciti a reagire, il Pescara ha sfruttato la sua bravura, la sua superiorità e non ne siamo più usciti.
farebbe le sue scelte. Gara, ma anche schiacciati probabilmente da questo peso tremendo che forse in questa partita, mi riferisco alla penalizzazione, è venuto fuori tutto. No, sì, però io sapete, voglio dire, una settimana con l'altra le cose non possono cambiare. Questi ragazzi fino adesso hanno dimostrato sempre sul campo, non dico che non ci hanno mai pensato, però hanno cercato con tutte le loro forze e lo dico già da adesso che sicuramente lo faranno anche in queste ultime due partite, perché noi matematicamente abbiamo ancora la possibilità di salvarci. Niente, no, la verità è voglio dire, l'hanno vista tutti quanti. Dopo l'1-0 il Pescara c'è stato superiore e non c'è stato verso di reagire, insomma. Mister, se non poi rifarebbe le stesse scelte con Bastola a sostegno di Francesco e di Ferrari? Sì, è chiaro, dopo una partita persa per 4-0 si può dire di tutto e di più, si può anche cambiare la formazione a tavola, ma non abbiamo mai la controprova. Io sinceramente ero convinto e sono tuttora convinto della squadra che ho messo in campo. La verità è che oggi intanto potevamo stare 6 ore e non avremmo fatto gol. Se fosse continuata la partita il Pescara ce ne avrebbe fatti altri 4. Ma come mai secondo lei è mancata la sua squadra in questa gara così importante? Proprio sotto il profilo nervoso, forse il primo gol vi ha tagliato le gambe? Io penso proprio di sì, perché la verità è che dopo i primi 15 minuti la squadra, Paolo, poi chiediti già da qualche minuto si era raccolta davanti alla sua area di rigore. Questo io lo avevo anche detto, poteva essere solo e esclusivamente l'atteggiamento sbagliato, perché contro una squadra così forte, con grandissima qualità, prima o poi il gol l'avremmo preso. E infatti è successo, solo che invece rispetto a tante altre volte dove abbiamo reagito e qualche volta abbiamo anche ribaltato il risultato, questa volta non c'è stato proprio verso, anzi il Pescara negli spazi che abbiamo concesso ha dilagato. Mister, prima del secondo gol del Pescara con Zampano c'era stato l'infortunio di Aquilanti è restato in campo e nell'occasione del raddoppio di Zampano si è visto proprio il capitano superato dal giocatore del Pescara. Non era probabilmente giusto o meglio effettuare la sostituzione? La verità è che in un primo momento Aquilanti, non so se avete notato che Di Filippo era proprio pronto, avevamo già fatto la sostituzione, solo che il ragazzo a un certo punto ha pensato che invece di essere un malanno muscolare probabilmente potesse essere un crampo o qualcosa del genere, e ha fatto cenno chiaramente di aspettare. Noi lo abbiamo consentito perché Antonio, lo sapete, è un giocatore importantissimo per la squadra e se fosse stato così sarebbe rimasto in campo. Invece dopo quello che è successo il ragazzo ha capito, insomma, che la cosa poteva essere un po' più grave del previsto. Come ci si rialza, mister? Allenandosi, credendo assolutamente che in queste due partite possa succedere qualcosa di bello. La soluzione è solo quella. Io non vorrei, l'unica cosa che mi dispiace molto è non vorrei che questa partita faccia passare in secondo piano tutto quello che di buono hanno fatto questi ragazzi. È capitata una partita, tra l'altro, contro una squadra fortissima che insomma ha dimostrato tutta la sua supremazia. Una volta che siamo andati sotto prima di un gol e poi di due, certo non è giustificabile l'atteggiamento, però credo che ci si possa rialzare solamente pensando positivamente, pensando che in queste due partite si possano ottenere 6 punti. L'ultima da parte mia, quanto ha pesato l'assenza di Marilungo? Beh, insomma, lo sapete che Guido è un giocatore importante per questa squadra, non solamente a livello calcistico, ma è un ragazzo dalla grande personalità che tira dietro anche i compagni con il suo atteggiamento positivo. Oggi è mancato, però è chiaro che al posto suo c'era un altro, l'idea era quella di giocarsela nella stessa maniera. Speriamo chiaramente di poterlo recuperare al più presto. Paragliulo, sabato ci sarà questa gara con la Ternana, il Lanciano dovrà vincere e dovrà anche tifare Pescara, perché qualora i biancazzurri riuscissero a fare bottino pieno al Braglia si rimetterebbe davvero tutto in gioco. Sì, noi è chiaro che dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, poi al Pescara, al di là dell'augurio che faccio di rimanere al terzo posto, lo faccio anche interessato, perché se rimane al terzo posto vuol dire che magari ha vinto tutte e due le partite contro due nostre diretti concorrenti, però prima di tutto noi dobbiamo pensare a
a noi stessi. Grazie al tecnico del Lanciano Primo Maragliulo, che abbiamo ascoltato qui nella mix zone dello stadio Adriatico. Io Andrea, Jacopo, restituirei un attimo la linea allo studio, anche perché sta arrivando, è arrivato il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, quindi attendiamo in diretta qui, perché ecco qui il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ovviamente raggiante per questa vittoria. Beh, raggiante, felice sì, raggiante no, perché ancora non finiamo, quindi ci siamo ripresi il terzo posto, ma lo dobbiamo mantenere fino alla fine se vogliamo ottenere una posizione per i playoff il meglio possibile. 4 gol e terzo posto, si immaginava un derby così? Almeno noi abbiamo visto che è stato tra virgolette facile per il Pescara, anche se non è mai facile vincere, però ha reso tutto più facile la squadra di Oddo. Ma io non credo che sia stato un derby facile, perché secondo me abbiamo iniziato una bella partita con 2-3 azioni da una parte e dall'altra. Sicuramente poi là davanti noi abbiamo una qualità impressionante, perché il primo gol io penso che si veda poche volte sui campi di calcio un gol di quel tipo lì, quindi complimenti ai ragazzi perché hanno fatto veramente una cosa straordinaria. E poi casomai un pizzico le dispiace per gli amici di Lanciano? Ma a me dispiace per l'Abruzzo in generale, quindi non è solo per Lanciano, io sono abruzzese, quindi mi piacerebbe vedere tutte le squadre abruzzesi al top, quindi mi dispiace per questa posizione che c'è, ma l'avevo detto anche all'inizio settimana, però è chiaro che oggi si sono incontrate due squadre che per motivi diversi avevano bisogno della vittoria, a parte che noi le partite le giochiamo tutte, però al di là di questo oggi ancora di più c'era necessità dei 3 punti sia da una parte che dall'altra. Vittoria del Pescara, ma vittoria oggi soprattutto di questo grande pubblico, 14.000 spettatori sugli spalti, un grande tifo anche al termine della gara, i tifosi hanno festeggiato qui lungo via Pepe, si è riacceso un grande entusiasmo che questa squadra meritava per quanto fatto fino ad oggi in campionato. Ma io penso che i tifosi del Pescara ci sono sempre stati vicini, è chiaro che quando si arriva in fondo arrivano anche quelli che sono sportivi, non solo tifosi quelli che vengono anche quando piove o quando c'è la neve, no? Però noi abbiamo bisogno di tutti, perché in questo momento avere uno stadio così come quello di oggi è sicuramente il 12esimo, anche il 13esimo campo, uomo gol, in campo. A parte il rigore, quello più bello secondo il presidente qual è stato? Ma il primo, io penso che difficilmente si veda un gol del genere sui campi di calcio, soprattutto di questa categoria, ma anche in Serie A non credo che ne abbiamo viste tante quest'anno. Però anche il gol di Torreira, come dicevo prima, all'ultimo minuto con una lucidità, una maturità che solo i grandi campioni sanno fare. A Modena probabilmente rivedremo, attenzione, a Modena probabilmente rivedremo anche Campagnaro in campo, si stanno recuperando diversi titolari nella parte finale della stagione, a parte Mandragora saranno quasi tutti disponibili, questo è sicuramente importante. Beh, io penso che quest'anno se c'è una squadra che ha avuto tanti problemi da questo punto di vista siamo stati noi, e soprattutto sempre nello stesso settore che è quello difensivo. Mi auguro che nelle prossime partite anche gli altri saranno a disposizione, però io devo dire mi farà sicuramente molto piacere recuperare Campagnaro, però i ragazzi che stanno giocando stanno facendo molto molto bene, quindi voglio dare onore a questi ragazzi che stanno dando il massimo per portare il Pescara in quella posizione di classifica. Grazie al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Paolo, dunque, scusami, ecco, fammi dire che è finita ad Aprilia, Lupa 0, L'Aquila 1, a te. Ci speravo, più che aspettarselo. Io conosco il valore dei ragazzi e sapevo che se avessimo fatto una partita giusta, come sappiamo fare noi, come abbiamo fatto oggi, avremmo avuto larghe chance di vincere. Oggi l'abbiamo preparata esattamente così, sapevamo di affrontare una squadra che sempre ben messa in campo ti lascia pochi spazi, e l'unica maniera per aggirare queste difficoltà era quella di muovere velocemente il pallone e trovare poi i varchi. Ci poteva essere alla vigilia il pericolo di una sottovalutazione di questa partita, anche inconsciamente da parte di qualche ragazzo, nonostante Oddo in settimana aveva detto che questa era una partita difficile, invece la squadra ha giocato, ha segnato il primo gol, ha continuato ad attaccare, non ha mai abbassato la guardia, ha giocato fino al 90esimo anche a punteggio acquisito. E beh, forse perché ogni giorno prima di allenamento glielo ripetevo, quindi gli è rimasto ben impresso, no?
ormai loro lo sanno, sono ragazzi che è un anno che giocano, sanno le difficoltà di questo campionato, ma del calcio in generale, sai che non devi mai abbassare la guardia, sai che anche quando sei in vantaggio netto non devi mollare, perché le insidie sono sempre dietro l'angolo, fa parte di un percorso di maturazione naturale. Ma c'è in partita nei primi 15 minuti, poi se l'aspettava così a tratti compassato? Oppure rispetto alla partite tipo Crotone o Cagliari si aspettava qualcosa in più da parte dei rossoneri? Ma non so dove arrivano i demeriti del Lanciano o i meriti nostri, è ovvio che noi abbiamo fatto un grande possesso palla oggi, ma non fino a se stesso, c'era da fare questo, perché ovviamente quando i varchi sono chiusi devi muovere velocemente il pallone, perché è più veloce dell'uomo, del giocatore, quindi l'unico modo per trovare gli spazi è muovere velocemente il pallone, dove si aumentano gli spazi e si riducono i tempi, quindi è quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto benissimo, quindi credo che grande merito vada ai miei ragazzi. Siete ripresi il terzo posto, adesso però nelle ultime due giornate contro due squadre bisognose di punti. Sì, non ci dobbiamo sentire assolutamente appagati, perché sappiamo quanto vale la posizione in classifica in funzione dei playoff. E abbiamo due partite dure come quella di oggi e dobbiamo continuare così. L'unica certezza che abbiamo è quella che se facciamo 6 punti siamo certamente lì. A proposito di ultime due giornate, ne parlavamo anche prima con Maragliulo, sabato prossimo a Modena e Pescara cercherà ovviamente la vittoria e potrebbe fare un grosso piacere, un grosso favore al Lanciano in ottica salvezza. Ma sì, diciamo che è direttamente proporzionale, noi abbiamo bisogno di vincere queste due partite per avere la certezza della terza posizione, quindi inevitabilmente facciamo volentieri anche un favore a Lanciano. Al Presidente è piaciuto soprattutto il gol di Caprari, anche quello di Torreira. A Oddo, secondo Oddo, qual è stato il più bello? Ma i gol sono tutti belli, a me piace vedere i ragazzi che rispondono sul campo, che non hanno paura di giocare, che sono convinti di quello che fanno e che fanno grandi partite e soprattutto creano e subiscono poco, quindi oggi sono contento per questo. Poco meno di 14.000 spettatori, altro record frantumato. Ci auguriamo di portarne anche di più. Parliamo un attimo di questa gara di Modena, anche se ci sarà una settimana di tempo, una partita che regalerà delle insidie, però oggi abbiamo visto una Pescara squadra che gioca praticamente a memoria. E poi cosa dire di questa difesa che da tante settimane ormai non prende quasi mai gol? Che il lavoro paga non è una frase fatta. Inevitabilmente durante la settimana un allenatore, uno staff cerca di lavorare sempre su quelli che sono i difetti, che ci sono sempre, perché la perfezione non esiste. Ci stiamo lavorando tanto, stiamo raccogliendo i nostri frutti, ma stiamo lavorando sulla fase difensiva e non sulla difesa. E quando funziona tutta la fase difensiva è inevitabile che poi le cose vanno meglio. Grazie al tecnico del Pescara Massimo Oddo. Tra poco arriverà, ecco, è arrivato un giocatore del Lanciano, Di Matteo, dunque lo ascolteremo qui in postazione tra qualche istante. Tra l'altro oggi abbiamo avuto la fortuna di poter avere tutti ospiti in così poco tempo. Ecco Di Matteo, un pescarese doc, per commentare questo derby sfortunato, perso anche però crediamo in maniera meritata, perché dopo il primo gol di Caprari il Lanciano è quasi sparito dal campo. Ma sicuramente non è stata una bella partita da parte nostra, eravamo partiti molto bene i primi 15 minuti, aggressivi, volevamo far male loro sulle fasce, ci stavamo riuscendo, però poi dopo il gol di Caprari non so cosa ci sia successo, ci siamo abbassati e abbiamo, diciamo, non abbiamo, abbiamo accusato il colpo, diciamo. Sei stato protagonista di quel salvataggio sulla linea, forse lì vi siete un po' impauriti e poi vi siete tirati troppo indietro? Ma questo non lo so, però ci siamo abbassati molto e questo non fa parte del nostro modo di giocare. Abbiamo preparato la partita in modo diverso, però è andata male. Ecco, abbassati perché avete risentito dal punto di vista mentale o anche per la forza dell'avversario? Ma sicuramente dal punto di vista mentale, penso, perché noi abbiamo sempre fatto le nostre partite giocando all'attacco e provando di giocare e far male all'avversario, quindi purtroppo oggi è andata così e ne prendiamo atto. Adesso però dobbiamo rimboccarci le maniche, perché sono rimaste due partite e dobbiamo cercare di vincere tutte e due per
per arrivare a questa salvezza. A Cagliari e a Crotone contro squadre che sono sullo stesso livello del Pescara, il Lanciano aveva disputato delle ottime gare. Come mai oggi non siete riusciti a ripetere quelle prove, quelle prestazioni in una gara comunque fondamentale per il campionato? Ma questo non so nemmeno io quale sia stato il problema oggi. Sicuramente è stata una brutta partita da parte nostra e adesso niente, ne dobbiamo prendere atto e cercare dove abbiamo fatto degli errori e limarli prima possibile. Le ultime prestazioni lo hanno dimostrato, non avete mai pensato a questa mazzata della penalizzazione dei 7 punti, però potrebbe essere che inconsciamente sul campo tutti in una volta in questo derby l'avete sentita? Ma sicuramente è stata una bella mazzata mentalmente, però noi in questo momento guardiamo la realtà dei fatti, abbiamo 39 punti e cerchiamo di guardare avanti e fare più punti possibili in questo momento, poi alla fine tireremo le somme. Luca, sabato ci sarà questa gara con la Ternana, una gara da vincere a tutti i costi, sarà importante il sostegno del pubblico, quel pubblico che oggi a fine partita vi ha chiamato sotto la curva e vi ha applaudito. Sì, i nostri tifosi sono stati strepitosi perché sono venuti in tanti per seguire questa bella partita e adesso prepariamo la nostra partita per sabato cercando di fare i 3 punti a tutti i costi. Grazie a Luca Di Matteo. Ecco Francesco Zampano, uno dei match winner di questa partita, eccolo qui, lo ascoltiamo ai nostri microfoni. Perché ti sei tolto la maglia? Intanto raccontaci il gol. È stata una grande... Sono molto contento del mio primo gol stagionale perché comunque lo cercavo da tanto, era un anno e mezzo e comunque magari ci andavo vicino e oggi sono riuscito a fare il mio primo gol, soprattutto anche ai miei compagni, abbiamo fatto una grande partita e sono molto contento. È sicuramente pronta la dedica, no? Vabbè, quello sì, mi sono levata la maglia, più che altro ero molto contento, non ci ho pensato, prenderò la multa che mi ha fatto già il mister, quindi... Un gol importante perché è stato il secondo gol che ha praticamente chiuso la partita e tra l'altro nell'occasione della tua rete hai avuto di fronte Aquilanti che era infortunato, ma al di là di questo sei stato molto bravo a scartare i giocatori del Lanciano e poi a concludere di violenza, di potenza verso la porta di Cragni. Non mi ricordo chi ho scartato comunque, ma a parte quello sono molto contento, ripeto, e dobbiamo cercare così, adesso ci sono 2 partite importanti, Modena e Latina, e non dobbiamo sottovalutarle anche perché loro devono fare punti per salvarsi e noi cercare di raggiungere il terzo posto che l'abbiamo raggiunto oggi. Pescara che segna gol a raffica e soprattutto Pescara che è sempre più solido in difesa. Sì, vabbè, adesso si è fatto male, vabbè, Mandra che avevamo raggiunto una quadratura dietro, però oggi ha giocato giù e Fornasiana ha fatto una grande partita e noi comunque con mister ce ne andiamo molto spesso in settimana per le diagonali, stare stretti, compatti e comunque i risultati si stanno vedendo. Francesco, oggi un grande pubblico allo stadio Adriatico, il record di spettatori, il record di presenze, è questo un pubblico che ovviamente riesce a caricare ancora di più una squadra dei giocatori. Sì, oggi è stato davvero bello, comunque c'erano non so 14.000 persone, 15 non mi ricordo adesso, però è stato davvero bello anche perché aver raggiunto una vittoria importante e grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno dato una mano. Senti, abbiamo visto che ci teneva tantissimo a timbrare il cartellino anche Gianluca Lapadula, non ci è riuscito, che cosa vi ha detto? No, niente, vabbè, non è dispiaciuto neanche lui, comunque è un grande attaccante, adesso anche se non ha fatto gol comunque ha dato una grande mano alla squadra, anche a noi difensori e sono sicuro comunque che raggiungerà il capocannoniere della Serie B perché è un grande attaccante e se lo merita. Sabato a Modena vi attende una vera e propria battaglia. Sì, come ho detto prima non bisogna sottovalutare la partita e la prepareremo al meglio come facciamo ogni settimana e speriamo di raggiungere comunque la vittoria o almeno giocare bene. Grazie a Francesco Zampano. Ecco Valerio Verre che ci sta raggiungendo in postazione, spostiamoci più di qua così. 4 gol del terzo posto, un derby perfetto? Sì, perfetto per come l'abbiamo interpretato, abbiamo fatto una grandissima partita e davanti a un grande pubblico, quindi vittoria meritata e 3° posto ora da consolidare. Si può dire che è stato un derby in discesa, un derby che è durato solo mezz'ora perché dopo la rete di Caprari è stato tutto più facile, però all'inizio avete rischiato, avete anche corso il rischio di prendere gol. Sì, sono partite con
queste squadre che vengono qui a, magari a difendersi e ripartire in contropiede, come l'affronteremo le ultime due, dove è difficile sbloccarle. Oggi l'abbiamo fatto con un gran gol di Gianluca e poi magari è stato più in discesa per noi. Un Pescara che quando gioca a palla a terra davvero non ce n'è per nessuno, a un certo punto però forse vi eravate un po' intestarditi con dei cross, no? Per un certo punto, poi siete tornati a giocare con la palla a terra e tutto è stato più facile. La nostra filosofia di gioco, il mister ci ha dato questa impronta, lo stiamo facendo bene durante tutto l'anno e dobbiamo continuare così, mancano queste due partite più i playoff, c'è serenità adesso in ambiente, in tutto il gruppo, quindi dobbiamo continuare così. Ora l'obiettivo è di mantenere questo terzo posto fino all'ultimo minuto di campionato, avrete altre due partite con due formazioni che sono impelagate nella zona bassa della classifica. Sono partite difficilissime, ripeto, contro ora giocare a Modena che si deve salvare sarà molto dura, però noi siamo bene fisicamente, mentalmente, quindi dobbiamo fare il nostro. Grazie a Valerio Verre, sta arrivando Di Filippo, il difensore della formazione frentana che andiamo ad ascoltare. Un derby molto nervoso, soprattutto da parte vostra, oppure insomma i cartellini fanno parte del gioco? No, guarda, noi dobbiamo salvarci, quindi l'unico modo per restare in questa categoria è affrontare le partite in questa maniera, anche se oggi è andata davvero male. Ecco, secondo te perché? Che cosa è mancato? In cosa è mancato il Lanciano, soprattutto sotto il profilo mentale? Sì, nonostante i cartellini, secondo me è mancata cattiveria, perché noi sembravamo noi una squadra già salva e non possiamo giocare così. Fortunatamente però il nostro destino è ancora nelle nostre mani, mancano due partite, 6 punti a disposizione, ora non possiamo nasconderci, dobbiamo fare 6 punti in queste due partite per sperare ancora. Oggi in difesa avevate dei brutti clienti, la Padula, Caprari e Benalì, avete sofferto e dopo il gol di Caprari probabilmente c'è stato anche un crollo dal punto di vista psicologico. Sì, noi li conosciamo, sappiamo che sono giocatori di un'altra categoria, però noi, ripeto, se vogliamo mantenere questa categoria dobbiamo rimboccarci le maniche, non possiamo più ripetere prestazioni come oggi, né in difesa né in attacco, tutta la squadra deve migliorare per rimanere in Serie B. Senti Nicolas, classifica alla mano, ora praticamente oltre a fare 6 punti potete sperare solo di agganciare almeno una delle tre che vi precedono, perché siete in vantaggio con tutte e tre negli scontri diretti, quindi avreste in questo caso i play-out. Sì, noi speriamo di agganciare le squadre che sono sopra di noi, anche perché sia noi che il calendario non è facile per nessuno, però anche le nostre dirette concorrenti non hanno partite appunto facili, quindi noi ce la giocheremo fino all'ultimo minuto dell'ultima partita e vedremo cosa abbiamo raccolto e poi tireremo le somme. Non ci saranno partite facili per nessuno nelle ultime due giornate, però sabato prossimo voi affronterete una squadra come la Ternana che non ha più nulla da chiedere a questo campionato e per esempio il Modena giocherà proprio contro il Pescara. Bisognerà cercare di sfruttare anche questo piccolo vantaggio che regala il calendario, almeno per sabato prossimo. No, guarda, ti assicuro che in questo mondo nessuno regala niente, quindi noi sarà la nostra partita di sabato sarà uguale a quella del Modena contro il Pescara, perché la Ternana, anche se già salva, sicuramente non vorrà venire a fare brutta figura a Lanciano, quindi noi ci aspettiamo una guerra fin dal primo minuto anche con la Ternana. Sul campo comunque avete fatto 46 punti, ve ne hanno tolti 7 per le note vicende amministrative, e questo può essere un peso che avete sentito tutti in un colpo in questa gara? No, noi l'avevamo già, diciamo, assemblata i punti di penalizzazione, non è questa una scusa, anzi doveva essere a maggior ragione uno stimolo in più, perché diciamo, dopo aver subito questo torto dovevamo riscattarci, però ti ripeto, abbiamo ancora la possibilità di farlo fortunatamente e niente, ora la testa è già a sabato la partita con la Ternana. Grazie a Nicolas Di Filippo, giocatore difensore del Lanciano. Io chiamerei in postazione perché credo che non arriveranno più tesserati del Pescara e del Lanciano, Alessio Giancristofaro, proprio per andare a chiudere qui il sorridente Alessio Giancristofaro. Sì, ovviamente adesso rimarremo con voi due almeno per altri 10 minuti e poi vi libereremo in attesa. Perfetto. Che stanno arrivando le immagini del derby, quindi gli ultimi 10 minuti in collegamento con voi, poi ringrazieremo un po' tutti quanti, a partire da quelli che ci stanno continuando a scrivere, siete tantissimi. A voi le considerazioni di questa partita, poi magari facciamo botta e risposta, facciamo anche delle domande anche da parte di Andrea Costantino.
Certo, allora io vorrei nuovamente coinvolgere Alessio Giancristoforo per questi ultimi 10 minuti di collegamento diretto qui dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchi. Allora Alessio, innanzitutto la situazione infortuni nel Lanciano, soprattutto l'infortunio di Aquilanti, quali sono le notizie che arrivano dallo staff sanitario rossonero? Oh, non ho parlato con lo staff sanitario, ho parlato con Pierpaolo Labarba che è il preparatore dei portieri, mi ha detto che dovrebbe essere una semplice contrattura che però non dovrebbe avere ovviamente in questo caso il condizionale più d'obbligo che mai, non dovrebbe avere grosse ripercussioni durante la settimana. Poi abbiamo intercettato Guido Marilungo, era piuttosto positivo per un suo eventuale impiego sabato prossimo in casa contro la Ternana. Problema fisico per Marilungo, speriamo, visto e considerato che è uno dei giocatori più schierati da Primo Maragliulo, che insomma possa recuperare per questa sfida con la Ternana, che manco a dirlo diventa il crocevia obbligato, anche perché se vuoi fare qualunque tipo di discorso prospettico che si chiamino play-out o salvezza diretta, devi vincere per forza contro la Ternana. Ci sarà anche però qualche squalifica in vista della gara di sabato, correggimi se sbaglio, Bacinovic. Sì, Bacinovic era in diffida, quindi salterà la sfida, rientra Federico Amenta che appunto è un ingresso importante per la difesa, poi vanno valutate appunto le condizioni di Aquilanti e gli altri e soprattutto di Guido Marilungo. Speriamo che appunto il Lanciano possa giocarsi questa sfida con la Ternana con gli effettivi a disposizione che hanno dato tanto. Poi Paolo, questo è un dato di fatto, il Lanciano per l'ennesima volta ha dovuto schierare due portieri tra le riserve. In difesa, se gli anni passati non si lesinava nemmeno magari a prendere qualcuno con il mercato degli svincolati, il primo che mi viene in mente è Ficagna, quest'anno giocano giocatori tipo Di Filippo che non avevano avuto grande spazio, ma merito anche a Di Filippo che ha appena parlato, gioca Di Matteo, anche la risicatezza della rosa in questo momento ci si mette e fa, insomma non è molto positiva a favore del Lanciano. Tra i difensori centrali, se Aquilanti non dovesse star bene, l'unico effettivo di ruolo che possa giocare centralmente è Rigione, poi c'è Di Filippo ed eventualmente si deve ricorrere alla... Perché Boldor è infortunato, ricordiamo. Boldor è infortunato, c'è Grozic che è un difensore centrale molto, che piace molto a Primo Maragliulo perché era uno degli elementi di forza della sua primavera, e c'è Bulat, Mark Bulat, che è un altro centrale difensivo, però stiamo parlando di giocatori che non hanno nemmeno fatto l'esordio in Serie Cadetta, quindi sarebbero catapultati in Serie B senza il graduale inserimento in questa serie. Allora io restituirei la linea allo studio per eventuali domande o considerazioni di Jacopo Forcella e Andrea Costantini. Sì, a voi. Paolo, per quanto riguarda il Lanciano, io penso che l'assenza di Aquilanti debba essere scongiurata, però con il rientro di Amenta, la coppia Amenta-Regione ha dato delle buone garanzie, quindi non penso che lì ci saranno grossissimi problemi. Semmai può essere un po' più preoccupante l'assenza di Bacinovic, perché viene meno il faro del centrocampo, e il centrocampo dunque dovrà essere responsabilità di due giovanissimi, per quanto molto bravi, come Rocca e Vitale. Sul fronte Pescara non è scartare l'ipotesi che una tale prestazione, anche offensivamente molto importante, anche come fluidità del gioco, sia dovuta dal fatto che si è rivisto Benalì nel tridente. Benalì è più inserito nei meccanismi rispetto a Pasquato, per quanto Pasquato sia un giocatore di grande talento, ma è pur vero che in ottica playoff Benalì probabilmente in quella posizione ci giocherà poco, perché mancherà Mandragora, mancherà Memusciai. A questo punto la rosa dei centrocampisti è molto ristretta e penso che Oddo spesso dovrà ricorrere a Benalì nei tre di centrocampo più che nei tre d'attacco. Vi giro queste considerazioni. Sì, io credo che questa sia una giusta sottolineatura da parte tua, perché bisogna a questo punto lavorare e ragionare anche in chiave playoff. Bisognerà fare a meno di due giocatori importanti come Memusciai e come Mandragora, e probabilmente Benalì verrà retrocesso nella linea dei centrocampisti e probabilmente verrà nuovamente gettato nella mischia un giocatore di qualità che comunque aveva fatto bene nelle ultime prestazioni, nelle ultime gare, come Pasquato. Per quanto riguarda il
Lanciano, giro le tue considerazioni ad Alessio, non prima Andrea di aver ricordato, anche perché tu sei un esperto di numeri, io stavo dando un'occhiata ai numeri della classifica che dicono che il Pescara è terzo con 68 punti, certo. Ma soprattutto che il Pescara è la squadra che dopo Cagliari e Crotone ha vinto di più in questo campionato, 20 le vittorie conquistate, oggi è arrivata dunque la 20ª vittoria stagionale, 8 pareggi e 12 sconfitte. Poi l'altro dato che balza sicuramente agli occhi è quello che riguarda l'attacco della formazione adriatica, che con 63 reti realizzate il Pescara può contare il secondo attacco del campionato dopo quello del Cagliari, che di reti ne ha segnate 73, e avanti anche al Crotone che di reti ne ha segnate 60. Purtroppo, diciamo noi tra virgolette, purtroppo i numeri invece dei gol incassati sono meno positivi. Guarda Paolo, penso che il Pescara sia anche l'unica squadra che ha tre giocatori in doppia cifra a livello di realizzazioni, come Musciai, con Caprari e con la Padula. Poi peraltro aggiungo io Paolo, questo dimostra, e con la Padula, sì, questo è sicuramente... dimostra sì. Ancora una volta che in questo campionato così lungo, così estenuante, fatto di 40 giornate, chi vince di più, ma il Pescara magari perde anche più di quanto pareggi, però anche se riesce a vincere di più comunque riesce a stare nelle zone alte di classifica. Sei d'accordo Paolo? Eh sì, perché d'altronde è vero quello che dici tu, perché con 20 vittorie, nonostante le 12 sconfitte, che sono sicuramente di gran lunga numericamente di più delle 9 battute d'arresto del Cagliari, delle 5 del Crotone, ma anche dei 9 KO del Trapani, delle 11 sconfitte del Bari, delle 9 dello Spezia, devo dire, le sconfitte del Pescara nella zona alta, il Pescara è la squadra che ha perso di più, ma è la squadra anche che dopo le prime due, che sono già in Serie A, ha vinto di più. Quindi se spesso si dice che in Serie B si vincono i campionati spesso con subendo pochi gol, in questo caso per il Pescara possiamo dire che invece è vero il contrario, perché il Pescara è terzo in classifica non perché ha perso meno delle altre, ma perché ha vinto più gare delle altre, e con la vittoria a 3 punti è chiaro che quando riesci a portare a casa dei successi importanti come per esempio quello di oggi, fai un bel passo avanti in classifica. Il Pescara, grazie alla vittoria di oggi, al pareggio di ieri del Trapani a Vercelli, alla sconfitta casalinga del Bari, è terzo in classifica. Io vorrei nuovamente coinvolgere Alessio, perché Andrea stava facendo delle considerazioni sul Lanciano, sull'organico, sul rientro di giocatori importanti per le ultime due partite, però io aggiungerei anche questo, che sarà importante anche l'aspetto mentale, perché oggi mi è sembrato di vedere, dopo il primo gol del Pescara, anche dopo il raddoppio di Zampano, un crollo psicologico della squadra, che forse ha dimostrato di non credere più nella rimonta, e questo probabilmente era un aspetto che in altre occasioni non si era evidenziato, un aspetto negativo ovviamente. Sì, sì, non c'è dubbio, oggi probabilmente la cosa che più fa riflettere è questo crollo del Lanciano dal punto di vista anche della convinzione. Cagliari, Bari in casa, Modena in casa, Salerno a Salerno erano le prove provate che il Lanciano anche nei momenti di difficoltà era riuscito ad ovviare con la determinazione, la grinta, anche ad aspetti tattico-tecnici, e oggi mi è sembrato che il Lanciano sia proprio completamente scomparso dal campo, fermo in molte circostanze, come se fosse mentalmente già distrutto nel giocare contro il Pescara. Il primo gol è stata una mazzata, non c'è stata alcun minima reazione, anche se lo abbiamo ricordato e lo ricordavi anche tu in presa diretta, l'approccio mi era sembrato convincente, faceva presagire tutt'altro che questo naufragio a Pescara. C'è da riflettere, mi ha colpito una considerazione che faceva ai tuoi microfoni Primo Maragliulo: dobbiamo dimenticare questa partita, ma non dobbiamo dimenticare tutto quello di buono fatto fino a questo momento, quasi a voler preservare le ottime prestazioni
prestazioni delle 15 o 16 partite sotto la sua direzione tecnica, però oggi non c'è dubbio che dopo la sconfitta di Novara, sia dal punto di vista numerico con i 4 il poker di gol incassati, ma soprattutto la prestazione è stata imbarazzante dal 20° del primo tempo in poi, questo lo possiamo tranquillamente dire da parte del Lanciano. Allora, prima di restituire nuovamente la linea allo studio per le ultime considerazioni, possiamo dirvi che almeno per le informazioni che abbiamo avuto, il dopogara, il 91° di Pescara Virtus Lanciano, è filato liscio, non ci sono stati problemi nel corso del deflusso dei tifosi del Lanciano, c'era stato, lo avevo detto in presa diretta nel corso proprio dell'inizio del collegamento dalla tribuna stampa, c'era stata qualche scaramuccia più che altro verbale tra i tifosi della tribuna Maiella, tifosi del Pescara e della Virtus Lanciano, scaramucce che sono durate lo spazio di pochi minuti, poi sono arrivati gli steward, sono arrivati gli uomini delle forze dell'ordine a riportare la calma e poi non è accaduto più nulla e come abbiamo saputo, come ci è stato riferito, non è accaduto nulla anche nel 91° durante il deflusso dei quasi 15.000 spettatori presenti oggi allo Stadio Adriatico. A voi. E allora io direi di ringraziare Paolo Renzetti, Alessio Giancristoforo, ma Andrea, io direi di ringraziare un po' tutta la squadra che ha lavorato oggi per il derby Pescara-Lanciano, oggi uno sforzo da parte della nostra emittente, tutto concentrato sul derby d'Abruzzo, Alessio Giancristoforo, Paolo Renzetti, Gaetano Tereo, Marcello Ruggero, Claudio Di Giacomo e Silvia Gentile, oltre a te ovviamente che c'hai, Andrea, qui ci hai raccontato la partita da studio. Io li saluto e li ringrazio tutti quanti, vi auguro un buon proseguimento, un buon ritorno, un buon rientro a casa, ovviamente tra poco vedremo le immagini, però intanto il delfino, inquadriamo il delfino che porta sempre fortuna, eccolo qua. Lo vedi il delfino, il nostro Gaetano tira fuori sempre il delfino, ormai è una tradizione consolidata che per quanto riguarda il Pescara non ce ne vogliano gli amici di Lanciano, oggi ovviamente abbiamo commentato questo derby, ovviamente per quanto riguarda il Pescara questo delfino nelle ultime settimane sta portando bene, dunque il nostro Gaetano Tereo ad ogni finale di collegamento lo tira giustamente, direi io, fuori, proprio perché anche la scaramanzia vuole la sua parte. Assolutamente, grazie a Paolo Renzetti, grazie ad Alessio Giancristoforo per averci raccontato. Grazie anche ad Alessio Giancristoforo. Grazie, sono sicuro che Lanciano ce la potrà fare in questo campionato difficile, ma ce la potrà fare. Linea allo studio, da Pescara è tutto, dalla Mix Zone dello Stadio Adriatico la linea può tornare definitivamente allo studio a Jacopo Forcella e Andrea Costantini. Buona serata. Buona serata a voi ragazzi, buon rientro a casa, ci avete raccontato il derby come meglio non si potrebbe, noi ci fermiamo. Per la pubblicità non cambiate canale, a rientro le immagini del derby Pescara-Lanciano 4-0. A tra poco. Allora, eccoci rientrati dunque con l'Abruzzo del pallone, intanto un indaffaratissimo Paolo Renzetti ancora nella Mix Zone sta scrivendo il pezzo, eccolo qua, sì. Il pezzo che poi sentirete coperto dalle immagini che intanto vi facciamo vedere le immagini della partita tra Pescara e Virtus Lanciano, possono partire grazie a Maurizio D'Aguia che ci segue sempre in maniera egregia dalla regia. 4-3-2-1 per le due formazioni, nel Pescara non c'è Mandragora in difesa che non rientrerà neanche per i playoff, nel Lanciano invece manca Guido Marilungo, al suo posto Ferrari con le spalle Rocca e Di Francesco, quasi 14.000 spettatori allo Stadio Adriatico, bella atmosfera, come meglio non si potrebbe, un grande pomeriggio di calcio soprattutto per il Pescara che poi vincerà la partita, il tridente di fatto è sempre il solito, Caprari e Benalì con alle spalle di Gianluca Lapadula, capocannoniere di Serie B, queste sono le due tifoserie, questo è Massimo Oddo, arbitra Abisso, che dà il via alle ostilità, questo è Primo Maragliulo, allenatore della Virtus Lanciano, il Pescara parte con il sinistro di Gianluca Lapadula e Cragno ci deve mettere i guantoni, va a dargli anche il 5, Gianluca Lapadula ad Alessio Cragno per la bella parata, rivediamo il gran sinistro liftato di Lapadula, Cragno in corner, il Lanciano parte bene, Di Francesco, uno contro uno con Vitturini, il pallone è al centro per Vitale, non arriva nessuno dall'altra parte, Rocca con il destro salva un difensore del Pescara che però poi prende in mano la situazione, questa è una respinta
sulla linea su tiro di Caprari da parte di Luca Di Matteo, a cranio battuto con il piatto destro riesce a evitare il gol dell'1-0, ma il Pescara prende campo. Benali sulla sinistra, corsa al centro, colpo di testa di Caprari, non è proprio la specialità della casa, cranio la fa sua. Pescara che però passa in vantaggio, Benali il tocco per il destro fantastico di interno di Gianluca Caprari, gran gol, cranio immobile e pallone in fondo al sacco per il vantaggio bianco-azzurro, non arriva la copertura di Bacinovic. Pescara 1 Virtus Lanciano 0. A questo punto il Lanciano di fatto sparisce dal campo, Aquilanti non è al meglio, non riesce a chiudere su Zampano che fa tutto da solo. Entra con una lama affilata del burro nella difesa Frentana e batte con il destro ancora una volta cranio, vedete Aquilanti non riesce a chiudere perché non è al meglio, il Lanciano non aveva effettuato la sostituzione, una autostrada per Zampano. 2-0 si chiude la prima frazione, andiamo nella ripresa con ancora un'inquadratura di Massimo Oddo, corrucciato ma ne avrà per poco, Bacinovic il pallone all'indietro, cranio la prende con le mani per Abisso, ci sono gli estremi della punizione in area di rigore perché il passaggio di Bacinovic è ritenuto volontario alla Padula, ma la barriera del Lanciano si salva in qualche modo, ancora Pescara che preme, il cross al centro, cranio smanaccia e poi Verre ci prova con Di Filippo che nel frattempo aveva preso il posto di Aquilanti che salva sulla linea di porta, ancora una volta un salvataggio ma c'è solo il Pescara in campo, Torreira per Benali, colpo di testa centrale in presa bassa, Alessio Cragno, ancora Benali per un compagno di squadra che viene, forse la Padula, Memushai viene atterrato in area di rigore da Bacinovic, proprio Memushai si incarica della battuta forte centrale con il destro, il Pescara fa tris e chiude di fatto con molti minuti di anticipo la contesa, il Lanciano prova a scuotersi, lo fa con Di Francesco, il destro, Fiorillo si rifugia in calcio d'angolo e va a prendersi i complimenti di Fornasier e arriva il 4-0 in contropiede con Lanciano, tutto sbilanciato, Lucas Torreira trova un'autostrada davanti a sé, un'occhiata ad Alessio Cragno che va giù e poi il lob con il piede destro e Abisso dice che può bastare così, finisce 4-0, questo è Vitturini che esulta, ma esulta tutto lo stadio adriatico perché il Pescara con questa vittoria nettissima conquista la qualificazione matematica ai playoff. In questo momento la formazione bianco-azzurra è in terza posizione e se finisse così il Pescara, come ha detto Massimo Oddo, con 6 punti sarebbe in terza posizione e salterebbe di fatto il primo turno di playoff. Queste sono le immagini, questa è la classifica. Andrea, con te una piccola considerazione su un messaggio che è arrivato mentre stavamo ascoltando i protagonisti della Mix Zone. Un telespettatore ci scriveva anche in questo caso le abruzzesi hanno dimostrato di non darsi una mano, ma possiamo dire che questa era una partita che, in cui nessuno poteva regalare niente all'altro perché per motivi diversi il Pescara per il primo lotto playoff, chiamiamolo così, il Lanciano per salvarsi non potevano regalarsi assolutamente nulla. Ma parliamo di partite di Serie B, cioè sono discorsi che non dovrebbero passare neanche per l'anticamera del cervello, cioè cosa volete, che in Serie B una squadra debba dare una mano all'altra? Si gioca per il massimo. Peraltro c'era la posta in palio per entrambe, molto importante, un po' più per la Virtus Lanciano, ma Pescara si giocava la possibilità di andare al terzo posto, di fare il sorpasso sul Trapani. Ma comunque sia, a questi livelli non è possibile pensare una cosa del genere. Bisogna dare il massimo sempre e poi vinca il migliore, insomma. Ma trovo veramente assurdo che bisogna arrivare a pensare questo, cioè darsi una mano. Io penso che anche a livello di dignità sportiva bisogna dare il massimo e il risultato che puoi dare al campo sarà il verdetto migliore. Il verdetto del campo di oggi ha detto che tra le due squadre c'è stata una enormità. Un abisso come, sì, un abisso come l'arbitro. Non vorrei che sotto, nelle ipotetiche tabelle fatte dai giocatori, lo staff tecnico del Lanciano, al di là del campanile che comunque può avere la sua importanza, però sotto
si pensava tra i giocatori della Virtus che più che sforzarsi per fare il pieno, questo è un ragionamento inconscio, perché non può essere un ragionamento proprio di primo pelo, però un ragionamento inconscio, le partite che contano saranno la penultima e l'ultima, contro la Ternana e contro il Livorno, e quindi probabilmente alla prima difficoltà incontrata la Virtus Lanciano si è dissolta e il Pescara ha dominato questa partita andando proprio in carrozza. Penso che nell'inconscio dei giocatori della Virtus ci fosse questo ragionamento: magari fai il partitone con il Pescara e non ti basta per conquistare i tre punti. Allora le energie mentali probabilmente erano già convogliate al massimo agli ultimi due impegni, perché, lo ripetiamo, con sei punti, se non c'è la matematica, ma è estremamente probabile che almeno i play-out saranno disputati. Se dovesse tornare il punto in settimana, in occasione della discussione del ricorso, probabilmente fare sei punti nelle ultime giornate potrebbe portare anche alla salvezza diretta, che può arrivare anche lo stesso con questo stato delle cose. Chiaro, servono anche altri risultati, però il crollo della Virtus dopo il gol di Caprari lo vorrei spiegare con questa componente mentale. Il Pescara invece ha fatto la partita sua, quello che ha fatto in altre circostanze, con la differenza che ha trovato una posizione meno strenua rispetto ad altre avversarie che sono passate per l'Adriatico, e quindi è arrivato questo risultato così evidente, così plateale, è un 4-0 che non ammette repliche. Continuo a dire, anche nel rivedere questa azione, che l'impatto che ha Ben Ali sul fronte offensivo, la sua capacità di fraseggiare nello stretto, probabilmente è superiore a quella che ha Pasquato. Pasquato ha la grande invenzione, Pasquato è un giocatore che dalla tre quarti di campo ti può mettere in porta con un lancio dei suoi, però la modalità di giocare che hanno questi tre davanti, che hanno il feeling che hanno instaurato nel corso di un'intera stagione, la capacità di trovarsi nello stretto con questi fraseggi, come abbiamo visto in occasione del gol dell'1-0, con Ben Ali sale di livello. Ecco perché probabilmente doverlo sacrificare a centrocampo per motivi numerici, perché andando via Memushai o giochi a centrocampo con Torreira, Bruno e Verre, oppure devi portare dietro Ben Ali, anche perché nelle gerarchie di Oddo Selasi gioca nei casi in cui proprio c'è l'indispensabilità, perché non è un giocatore tecnico, è un giocatore scolastico che ha buon senso della posizione, ma è un giocatore non molto tecnico, non ha il carisma di Bruno, non ha la tecnica di Torreira, non ha la completezza a livello di mezzala che può avere un Verre, e quindi probabilmente Ben Ali gli sarà preferito, dovendo colmare una lacuna lì in mezzo al campo. Però certo che vedere Ben Ali giocare in questo modo con gli altri due lì davanti è quasi un peccato doverlo togliere. Certo, Pasquato è un giocatore di grande talento, un giocatore che ha il colpo, il tiro da fuori, la punizione, l'assist, e quindi comunque può fare il suo, ma questo è il modo migliore di esprimersi del Pescara lì davanti, con questi tre. Poi soprattutto ora che sono tornati i campi leggeri, c'è appunto il bel tempo, quindi si gioca su manti erbosi che non sono più infangati, che non sono pesanti, e questo devo dire che può avere il... Però tornando a Bomba non si può fare un ragionamento che devono aiutarsi le squadre, certo, abruzzesi. Assolutamente. Per quanto riguarda in casa Virtus, Andrea, poi ovviamente andremo in un attimo in casa L'Aquila, perché dobbiamo dare anche i finali dell'ultima giornata di campionato. In casa Virtus, se in casa Pescara questa vittoria nettissima può dare la spinta a livello psicologico per le ultime due, ma io penso soprattutto in ottica playoff, in casa Virtus Lanciano prendere quattro sberle in un derby, come ti fa affrontare? Adesso ci vuole una settimana per rimettersi in sesto, perché adesso arrivano 180 minuti in cui la Virtus non sarà neanche più padrona del proprio destino. Quando c'è stato il cambio in panchina, via D'Aversa dentro Maragliulo, la Virtus veniva da una partita tremenda persa in casa col Trapani, 0-3.
sembrava proprio il prodromo di un resto di girone di ritorno agonizzante. Invece poi questa squadra si è ripresa d'incanto e ha giocato a febbraio e a marzo due mesi strepitosi. Ora bisognerà giocare due partite strepitose, a partire da quella con la Ternana. Le motivazioni dovranno fare la differenza in positivo, che ora la Ternana verrà leggera, già salva. La Virtus avrà la pressione. Se sarà una pressione canalizzata bene, sarà una pressione solo che positiva e potrà fare la differenza. Quindi la Virtus ha ancora tutte le possibilità di questo mondo di salvarsi, tenuto conto che il Latina riceverà il Vicenza, poi chiuderà a Pescara, e il Pescara avrà bisogno di vincere anche quella partita per blindare il terzo posto. Il Modena giocherà contro il Pescara e poi a Novara, due squadre che lottano per i play-off. Il Pescara per tenere il terzo posto, il Novara deve qualificarsi ai play-off e farlo nella maniera migliore possibile. La Salernitana giocherà la prossima a Cagliari, che è già promosso, però vorrà festeggiare in casa, penso non vorrà farlo con una sconfitta, anzi magari con una vittoria. Quindi sono partite ed è un calendario, quello delle altre squadre, che può consentire alla Virtus Lanciano di sperare, almeno in un aggancio dei play-out. Bisogna fare però 6 punti e bisogna sperare in casa Virtus che il Livorno non vinca ad Ascoli, certo, così che non resti in vita. Perché se non dovesse vincere ad Ascoli, quasi certamente il Livorno sarà retrocesso e quindi all'ultima giornata potresti avere vita un po' più facile. È tutto da giocare e ripeto, probabilmente dalla rete di Caprari in poi le attenzioni e le forze mentali dei giocatori rossoneri erano già canalizzate alle ultime due partite, con buona pace anche del campanile. Assolutamente, tra poco andremo da Daniela Rosone per il post gara di Aprilia di Lupa Roma L'Aquila, terminata 0-1, però vediamo tutti i risultati con l'ausilio della grafica. Tu prima avevi detto mi gioco il 4 pari, Lucchesi no. Si è sbagliato, eh? Sì, 4-5, non c'è mai stato, è stato 3-5 poi 4-5. Lucchesi Carrarese 4-5, Lupa Roma L'Aquila 0-1, Maceratese Sant'Arcangelo 1-3, Pistoiese Pisa 1-0, Pontedera Teramo 3-3, Prato Savona 3-1, Rimini Arezzo 1-1, Siena Ancona 0-1, Spal Tutto Cuoio 1-2. Vediamo la classifica definitiva del campionato di Lega Pro. Spal 71 punti, Pisa 62, Maceratese 58, Ancona 53, Carrarese 51, Siena 46, Pontedera 45, Teramo 43, Arezzo 42, Tutto Cuoio 40, Sant'Arcangelo, Lucchese e Pistoiese 39, Prato 37, Rimini 36, L'Aquila 33, Lupa Roma 27, chiude il Savona retrocesso a quota 22 punti, vedete tra parentesi anche le penalizzazioni. Allora io saluto Daniela Rosone, ciao. Rimini Daniele. L'Aquila, sì? Rimini L'Aquila è il playout, quindi sì, Rimini L'Aquila è il playout. Rivediamo la classifica. Allora Daniela, una vittoria, ciao Jacopo. Rivediamo la classifica di Lega Pro, Maurizio, una partita che si sapeva che L'Aquila sarebbe stata all'interno del playout, colpo di coda nel finale però, perché si pensava al Prato e invece sarà il Rimini. Sì, sarà il Rimini, infatti i risultati dagli altri campi hanno deciso il nostro avversario che affronteremo il 21 maggio in casa. Jacopo, questa è stata una vittoria insomma che non cambiava nulla poi ai fini della matematica, perché eravamo già condannati ai playout, però è stata importante anche per il morale, anche come test per il tecnico Ferrone, insomma, che ha trovato anche Andrea Mancini a posto di Raffaele Perna, che si è infortunato durante il riscaldamento e poi è stato l'uomo decisivo oggi per farci vincere questa gara, quindi sicuramente un giocatore, un'arma in più sulla quale potrà contare Ferrone, anche l'ingresso di Palla, un giovane attaccante che ha portato classe 97 dalla Berretti, quindi insomma una partita importante per il morale, importante anche per provare dei giocatori. Abbiamo visto anche all'Opera Bruno che ha fatto una buona partita in difesa. Mi sentite? Perché siamo in viaggio. Sì, ti sentiamo Daniela, ti sentiamo. Pronto? Non so, Jacopo, se... sì, perché siamo in viaggio, non so se mi sentite da studio bene. Quindi, no, ti sentiamo. Dicevo, una,
una vittoria importante, anche perché insomma ci si aspettava anche un segnale, avete subito sicuramente le nostre vicissitudini anche per il cambio sulla panchina, il ritorno di Carlo Perrone che evidentemente ha fatto bene alla squadra, un'Aquila che ha giocato con un grande cuore, una partita di grande cuore, di grande sacrificio, quindi bene così, ora ci sono queste due settimane di lavoro intense per prepararsi al meglio e per cercare di prendersi questa salvezza. Daniela, se non cambiava tanto a livello di classifica, ma a livello però di morale, qualcosa ridà questa vittoria alla formazione rossoblù? Sì, io sottolineavo proprio l'aspetto psicologico, perché alla fine il tecnico Perrone insomma ha lavorato sugli stessi uomini, a livello tecnico-tattico non si poteva cambiare, non si poteva chiedere nulla alla squadra, invece era importantissimo l'aspetto mentale, il credere nei propri mezzi, quindi sicuramente oggi c'è stata una risposta importante anche sotto questo punto di vista, come dicevi. Quindi il 21 maggio gara 1 contro il Rimini. Sì. Va bene, grazie Daniela. Va bene Jacopo, grazie a voi. Buon viaggio di ritorno ovviamente serata, a Daniela Rosone, grazie. E speriamo ovviamente che l'Aquila possa farcela. Che avversario è Andrea il Rimini? Un avversario che ha avuto tanti problemi societari, che però poi in campo spesso e volentieri non ha palesato. Allora, intanto un aspetto statistico, l'Aquila è tornata a vincere dopo 10 partite. Quando ti devi preparare a un play-out, a un doppio play-out, se ci arrivi avendo fatto 11 partite senza vincere, non è il massimo, perché hai perso confidenza col risultato. Infatti un telespettatore da casa ci dice: non sono così convinto che all'Aquila sia andata meglio incontrare il Rimini. Allora, caro amico da casa, ti invito a fare una riflessione. L'Aquila contro il Prato non ha precedenti e ricordi molto molto belli. Quindi probabilmente, già se vogliamo guardare la cabala, meglio così. Non dimentichiamoci che poi il Prato è una squadra abituata negli ultimi anni a lottare per salvarsi fino all'ultima giornata. Il Rimini invece si porta dietro dei problemi a livello societario che nelle gare che contano, che avranno tanta pressione, potrebbero venire fuori, potrebbero emergere questi gravi problemi societari. Peraltro Rimini-L'Aquila si è giocata poco tempo fa, nonostante il momento molto negativo dell'Aquila, l'Aquila ha giocato meglio del Rimini e ha sfiorato la vittoria in quella circostanza, è stata la migliore partita della mini gestione modica. Quindi io ritengo che ci siano i presupposti per essere fiduciosi, anche alla luce del fatto che l'Aquila è tornata alla vittoria. E quindi torno al discorso precedente: quando tu arrivi a un play-out con 11 partite senza vincere è un conto, aver ripreso confidenza con la vittoria questo pomeriggio può dare una mano nella preparazione del doppio confronto. Ripeto, il Rimini ha delle qualità, però se guardiamo, è un po' alla cabala, e se guardiamo anche alle ultime partite, all'ultima partita giocata, all'ultimo scontro diretto, l'Aquila con il Rimini ha fatto abbastanza bene, e quindi penso che con rinnovata fiducia l'Aquila possa affrontare questo play-out. E aggiungo anche che negli ultimi tempi il Prato ha migliorato il suo rendimento, ha fatto, ora vedo di statisticamente prendere un po' spunto da qualche dato, il Prato sono 5 partite che non perde, nelle ultime 5 partite ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi, quindi è una squadra che sta anche bene, e quindi affrontare il Prato probabilmente avrebbe dato qualche difficoltà in più. Sono discorsi che facciamo sulla carta, ma non possiamo fare altrimenti, quindi io ritengo che l'accoppiamento sia assolutamente giocabile per l'Aquila. Passiamo dall'Aquila al Teramo 3-3 con il Pontedera. Intanto diciamo subito, come ci hanno scritto anche da casa, il Teramo chiude ottavo, quindi parteciperà alla prossima Team Cup. 3-3 con il
Pontedera, vediamo le immagini, Andrea, ci sono sì, le immagini. Vediamo le immagini, varie premiazioni, abbiamo visto Indiani, poi il capitano del Pontedera Vettori, vedete non tanto pubblico allo stadio Ettore Mannucci, nel Teramo in campo ovviamente Narduzzo, poi in difesa Brugaletta, Perrotta, Caidi e Cecchini, Tini è uno dei baby del Teramo in campo dal primo minuto con Amadio Cruciani e Di Paolo Antonio, in attacco l'altra novità è Monni al fianco di Petrella, c'è subito un palo colpito dal Teramo dopo 4 minuti, qui la risposta del Pontedera con una punizione di poco al lato di Tazzari, la risposta sempre del Teramo da calcio piazzato, una gran parata del portiere Citti sulla conclusione di Michel Cruciani, siamo a metà del primo tempo, poi Amadio, Petrella, serie di combinazioni, eccolo Di Paolo Antonio che va alla conclusione che viene toccata, deviata da un difensore del Pontedera, la palla si impenna, nulla da fare per Citti e dunque c'è il vantaggio del Teramo con Alessandro Di Paolo Antonio che conferma una volta di più la sua propensione al gol, gli indomiti tifosi del Teramo con il solito anche striscione che ormai va in giro dall'inizio della stagione, qui rivediamo il gol al 41esimo di Alessandro Di Paolo Antonio, ma il Teramo chiude molto bene, gran contropiede di Cecchini tra i migliori del Teramo, entra in area, palla in mezzo, prima Petrella controlla, appoggia per Cruciani che arriva al rimorchio, non tira però Cruciani, da terra riesce a servire questo filtrante per Monni che si destreggia bene tra le belle statuine del Pontedera e segna il suo gol, primo gol peraltro in campionato per Simone Monni per il raddoppio del Teramo al 44esimo minuto. Guardate qui Cruciani da terra, da terra riesce a servire questo pallone dentro a Monni che resiste di forza, si divincola della morsa degli avversari e batte Citti in uscita. Siamo nella ripresa, il Pontedera chiaramente reagisce, c'è questo spunto di Tazzari e la palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina siamo al decimo della ripresa, ecco il gol di Simone Della Latta. Nel frattempo nel Teramo c'era stata la sostituzione del portiere, Narduzzo infortunato aveva lasciato il campo a colui che normalmente è stato il titolare in queste due stagioni, ovvero Alessandro Tonti. Rivediamo il colpo di testa schiacciato da Della Latta al 55esimo per l'1-2. Un po' più avanti ancora gli attacchi del Pontedera, qui lo scatto del capocannoniere del campionato Scappini, palla in mezzo per la conclusione di Tazzari, respinta del portiere Tonti che poi si produce in un'altra respinta sulla conclusione di secondo, poi ancora un batti e ribatti in area di rigore ma si salva il Teramo, poi c'è questo spunto sulla sinistra di Cecchini che arriva a tu per tu con Citti e va a segnare anche questa marcatura anche per lui, se non vado errato, è la prima marcatura con la maglia del Teramo. Luca Cecchini si toglie questa soddisfazione personale a corredo di una buona prestazione, ma palla al centro, Sané, pallone per Tazzari e poi Kabashi che era entrato al primo della ripresa, anche in questo caso possiamo usare il termine belle statuine, insomma poca reattività da parte dei difensori teramani nella circostanza, tutti piuttosto fermi e Kabashi che infila l'angolo alla sinistra di Tonti, lo vedete siamo al 66esimo, un minuto dopo c'è già la palla per il 3-3 con la girata di Scappini nel suo habitat naturale, cioè all'interno dell'area piccola, per poco non fa secco Tonti. Ma il Pontedera insiste, un cross al centro sempre per Tazzari che schiaccia questo pallone e fallisce clamorosamente il gol del 3-3, ma è soltanto un rinvio perché Scappini dietro per Cannoni, destro, forse una deviazione, forse la palla non viene vista subito da Tonti che era coperto, resta fermo l'estremo difensore teramano e arriva il gol del pareggio del Pontedera al 74esimo. Sostanzialmente la partita finisce qui con questa conclusione appunto di Cannoni e infatti non accadrà più nulla, è arrivato il 3-3, tutti poi aspettano il fischio finale nonostante mancassero più di 15 minuti, così dunque è finito il campionato del Teramo. Ci dobbiamo fermare Andrea per l'ultima volta, poi rientriamo, qualche servizio di Serie D, vero? Sì, ne abbiamo un paio da vedere. Ok, ci fermiamo, a tra poco.
E allora eccoci tornati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone in questo lunghissimo pomeriggio insieme al derby d'Abruzzo, Pescara Virtus Lanciano terminato 4-0, ma non solo. Dall'Aquila un commento quasi entusiasta di fare i playout, basta col dilettantistico modo di pensare lo sport, scrive Atlante. Allora ci andiamo a vedere due servizi di Serie D che riguardano le nostre compagini abruzzesi. Monticelli Giulianova, la prima vittoria in trasferta del campionato, anche se inutile, ai noi per il Giulianova, e anche Fermana Amiternina. Vediamo i due servizi. Sarebbe stata una vittoria inutile ai fini della classifica, ma perdere contro una squadra retrocessa non è certo motivo di vanto. Il Monticelli chiude un girone di ritorno da brividi perdendo 3-2 al Del Duca contro il Giulianova, condannato da tempo. Ascolani costretti invece il prossimo 22 maggio a conquistare la permanenza in gara secca contro l'Isernia, match del quale alla squadra di Stallone basterà anche un pareggio per restare in D. Contro il Giulianova il Monticelli non offre una prestazione incoraggiante, anzi il tecnico Stallone punta sul 4-3-3 standard con la linea offensiva composta da Petrucci, Figliaggi e Margarita. Galli, uomo da 15 gol in campionato, scivola in panchina. Monticelli a tutta birra sin dal fischio iniziale, ci prova subito Matinata, poco dopo è il turno di Margarita, ma i giallorossi si salvano. Giulianova nell'area ascolana al quarto d'ora, inzuccata di Giampaolo, Di Nardo mette in corner. Il Giulianova prende coraggio, alla mezz'ora va vicino al vantaggio con una conclusione di giustezza di Pellecchia. Di Nardo è attento e para. Pochi secondi e la gara si sblocca, Rufo approfitta dell'incertezza della difesa ascolana e mette dentro la rete del vantaggio. La reazione del Monticelli è immediata. Figliaggi fissa il pari con un preciso colpo di testa su invito di Petrucci. La prima frazione si chiude con un gol per parte. A inizio ripresa Figliaggi si ripete e ribalta il risultato. Rapida ed efficace la zampata dell'attaccante dopo una respinta di Ursini sul tiro di Gesuè. Il Monticelli sembra in controllo e sfiora la terza rete con Margarita. Ursini si supera. Entra Bomber Galli, esce dopo la doppietta Figliaggi. La gara sembra indirizzata, ma una splendida punizione di Pellecchi al minuto 79 rimette tutto in equilibrio, 2-2. Le informazioni da Campobasso raccontano della sconfitta dell'Isernia. La notizia corre fino in campo e la tensione del Monticelli cala. Così in pieno recupero Giampaolo firma la vittoria esterna del Giulianova, magra soddisfazione. Giallorossi in vacanza aspettando i risvolti dell'operazione che potrebbe portare alla fusione con il San Nicolò. Il Monticelli avrà 2 settimane di tempo per preparare la gara dell'anno al Del Duca contro l'Isernia. In palio la permanenza in Serie D. Fermana ai playoff col vento in poppa. I canarini chiudono la stagione regolare con la 7ª vittoria su 8 della gestione Flavio Destro. La Miternina, già retrocessa, viene maltrattata allo stadio Recchioni. 3-0 il risultato finale. La Fermana ci mette poco a far capire chi comanda. Dopo 7 secondi, 7, diagonale di Cremona, 1-0. Gli aquilani provano subito a reagire. Al quarto Gizzi mette in mezzo per Terriaca, che però non arriva alla deviazione. Ma riecco i gialloblu. Valdes al tiro dopo un ripetuto scambio coi compagni al limite dell'area. Facile per Di Vincenzo. Al 25esimo arriva il raddoppio. Lancio di Miccioli per Valdes, che serve però nullo. Abile a controllare e a piazzarla dove il portiere ospite non può arrivare. La Miternina replica con la conclusione di Petrone. Di nuovo la Fermana al 33esimo con la botta dei Miccioli. La risposta degli abruzzesi stavolta è pericolosa. Terriaca si ritrova tu per tu con Serpietri, bravo però a chiudergli lo specchio della porta. La Miternina insiste con Marco Tullio, l'estremo difensore canarino è incerto e allora per poco non si fa beffare da Terriaca. Allo scadere serpentina di Speronullo, Lenart è costretto a buttarlo giù e viene ammonito. Batte la punizione allo stesso attaccante della Fermana, Angolo. La ripresa. Gli uomini di Destro ripartono forte, ma Di Vincenzo dice no a Valdes e poi sugli sviluppi dell'azione anche a Cossu. Il tris matura dopo 10 minuti. Omiccioli lancia Valdes. L'esterno si libera bene, ma viene atterrato. L'arbitro monaco di Termoli, dopo un po' di esitazione, fischia il rigore. Dal dischetto proprio Valdes spiazza Di Vincenzo e il 3-0. Al 19esimo Amiternina avvicina al gol della bandiera con Cocciolone che caparbiamente recupera palla e tira, decisivo Serpietri. Sempre gli ospiti con Terriaca che, scattato sul filo del fuorigioco, prova a piazzarla.
partita finita da un pezzo, sono proprio gli aquilani a provarci. Ecco Lennart, sempre reattivo, Serpietri. Poi c'è il gol letteralmente divorato da Terriaca. Basta così. La Miternina torna in eccellenza dopo 4 anni di Serie D, mentre la Fermana con Destro in panchina si candida a sorpresa di questi play-off. Allora, questi erano i due servizi di Serie D per questa sera, perché sono le 20:57 oggi. Ovviamente tutto lo spazio lo abbiamo riservato al derby. A proposito di categorie, scendiamo in eccellenza, perché oggi a Città Sant'Angelo c'era la finale playoff tra il Pineto e il Paterno. Paterno che ha lottato con la Vastese praticamente fino all'ultima giornata per andare direttamente in Serie D. Come spesso accade in questi casi, vero Andrea, poi quando fai i playoff è difficile che la squadra che arriva seconda li vinca. Infatti ha vinto il Pineto 1-0, gol di Cacciatore al 32esimo del primo tempo, e dunque il Pineto accede alla fase nazionale vincendola. Ci sarebbe la promozione in Serie D. Giocherà domenica prossima in trasferta la gara di andata contro il Fiumicino. Dunque squadra laziale. Samuele, ho sentito l'intervista del presidente Sebastiani dicendo che se Pescara non avesse avuto molti infortuni avrebbe sicuramente vinto e già sarebbe in Serie A. Voi cosa ne pensate, Samuele? Poi questi saranno discorsi che affronteremo in corso d'opera, anche perché mancano, sai, con il se sono tanti i discorsi che si potrebbero fare. Tornando all'eccellenza, era in programma anche Montorio Torrese play out, partita terminata 0-0 con questo pareggio dopo i tempi supplementari. Ovviamente il Montorio, in virtù della classifica avulsa, resta in eccellenza, la Torrese retrocede nel campionato di promozione, e insomma questi sono i verdetti anche del campionato di eccellenza. Il Montorio domenica prossima però dovrà affrontare il San Buceto, che dunque si era qualificata alla fase successiva. Dunque il Montorio non è ancora salvo, però intanto ha mandato la Torrese nell'inferno della promozione. Diciamo anche che dalla promozione esce fuori il Penne, che ha vinto il girone B, sì, di promozione, quindi torna in eccellenza. Aveva già vinto la Virtus Teramo per il girone A. Questi sono i verdetti del campionato di promozione. Vediamo però, intanto è iniziato, sono iniziati i posticipi, il Napoli già in vantaggio a Torino, visto che la Roma, cioè, aveva fatto il sorpasso subito, risposta del Napoli. Vediamo il prossimo turno di Serie B con Maurizio Daguì, perché siamo davvero in chiusura, sarà la penultima giornata del campionato cadetto, la 41esima. Ascoli Livorno, Brescia Bari, Cagliari Salernitana, Cesena Novara, Como Spezia, Latina Vicenza, il Pescara in trasferta a Modena, Perugia Provercelli, Trapani Crotone, Virtus Entella Avellino, e come detto al Biondi, la Virtus Lanciano affronterà la Ternana. Ok, questa è la 41esima giornata del campionato cadetto. A me non resta a questo punto, Andrea, che non ci resta che chiudere. Un film diceva non ci resta che piangere, a noi non ci resta che chiudere, perché di fatto chiudiamo ufficialmente, sì, questa stagione dell'Abruzzo del Pallone. Diretta Stadio, il tuo Diretta Stadio va avanti, però di fatto l'Abruzzo del Pallone chiude i battenti questa sera, dopo una stagione lunga, molto lunga, difficile per molti versi, esaltante per altri. Abbiamo cercato di raccontarvi il calcio abruzzese, di fatto, dando sempre priorità alle squadre di casa nostra con alterne fortune, e ovviamente non potevamo che chiudere con il derby d'Abruzzo, che va al Pescara, ma che rappresenta soprattutto per la cornice di pubblico un orgoglio del calcio regionale. Io ringrazio davvero tutti, Maurizio Daguì in regia, Silvia Gentile e Claudio Di Giacomo, non solo alle camere, anche alle trasferte, ai montaggi, agli scali, ai download, a qualsiasi altra cosa. Gaetano Tereo, che ha seguito il Pescara e continuerà a farlo insieme al nostro Paolo Renzetti, in casa e in trasferta, così come Alessio Giancristoforo e Marcello Ruggero. L'Abruzzo del Pallone si chiude qua. Io
ringrazio davvero tutti, a partire dalla proprietà. Andrea, ringrazio te perché sì, oggi sei in postazione diretta a stadio, ma di solito sei stato in redazione. E dunque, a raccontarvi poi in questi momenti, in questi minuti, c'era fibrillazione perché era il momento dei gol di Lega Pro, però ci mancheranno. Ci mancheranno, ma io mi congedo da questo appuntamento con la Lega Pro. Certo. Perché dico, anche se non ci sono gli abruzzesi, gli accoppiamenti dei playoff, ci sono 8 squadre qualificate: Foggia, Alessandria, Lecce, Bassano, Pordenone Casertana e Pisa Maceratese, che si ritrovano anche nei playoff intergirone al primo turno. Beh, anche lo scorso anno accadde che il girone B diede solo 2 squadre, e queste 2 squadre, Ascoli e Reggiana, si affrontarono nei playoff, e la Reggiana batté l'Ascoli, che poi magicamente si è ritrovato in Serie B dopo qualche mese. Ma chiaramente si scherza. Però Pisa Maceratese, le 2 squadre del girone B, daranno vita al playoff secco per il primo turno. Detto questo, aggiungo anche che Roseto, per il basket, ha vinto di 4 su Agrigento, 82-78, quindi la serie va a gara 5, la gara che dirà chi tra Roseto e Ferentino andrà avanti in questa serie di playoff. A proposito di basket, per quanto riguarda la Serie C Silver, vittoria anche del Basket Teramo 2015, 84-74, il punteggio contro Cerignola dopo la sconfitta clamorosa di Cefalù. Questa volta si riscatta al Palas Capriano la formazione di Sandro Di Salvatore, ma queste sono solo ultime appendici. In realtà è un modo anche per non volersi salutare fino in fondo, anche se la programmazione sportiva di TV6 continua a partire da domani sera, e ci sarà Replay, Enrico Rocchi ovviamente, si parlerà del momento magico del Pescara, poi martedì sera la Lega Pro con Pro Teramo e Pro L'Aquila, mercoledì sera la Virtus Lanciano con Alessio Giancristofaro, che proverà ad entrare in questo momento non facile della squadra biancazzurra. Siete stati grandi, un abbraccio a voi per le belle emozioni, saluti da Chieti, grazie, grazie davvero, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quelli che ci hanno seguito. Poi il giovedì, insomma, adesso ricomincia la grande stagione di ciclismo, siamo già all'11ª puntata. Giovedì parleremo del Giro d'Italia, anzi, a proposito, oggi doppietta di Marcel Kittel, sempre in Olanda, domani ci sarà giorno di riposo, poi parleremo, ma giovedì dovremmo avere in studio Danilo Di Luca, che ha presentato qualche giorno fa il suo libro. Poi, insomma, per chi è appassionato di ciclismo sicuramente sarà un piacere leggerlo, ma anche per chi non lo è, posso assicurare che è un libro veramente che si finisce in una notte. Grazie Andrea per essere stato il mio compagno di viaggio. Grazie, e in Serie B sempre di basket, visto che siamo lanciati. Ma c'era il derby. L'Amatori ha espugnato Campli e quindi giocherà contro San Severo. Va avanti, sì. 55-40. È tutto. È proprio tutto, eh. È davvero tutto. È davvero tutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia durante questa stagione 2015-2016. Ovviamente l'appuntamento con gli altri programmi di TV6 continua. L'appuntamento con l'Abruzzo del Pallone è ovviamente fine estate. Buona serata.